Scenderà in campo anche Pippo Inzaghi nella partita di solidarietà tra la nazionale di calcio della TV contro il papà per il progetto Vita, in programma martedì 19 marzo allo stadio Garelli, gentilmente messo a disposizione dal Piacenza Calcio, tra i partner di questa importante iniziativa benefica voluta dalla prefettura. È nata dopo aver sognato a occhi aperti insieme alla dottoressa Schieri di fare qualcosa che abbia a che fare con la mia passione per il calcio, scherzavamo su quello, e la volontà di far conoscere a tutti quanti quanto Piacenza è in prima linea per quanto riguarda la protezione, la cardioprotezione. È venuto fuori una risposta enorme con 6.000 bambini che ci aspettiamo e con tutta una serie di personaggi e personalità piacentine e non che vogliono stare insieme a noi per testimoniare quel giorno quanto siamo capaci di fare comunità insieme. Siamo i promotori di questo evento all'interno del progetto che la prefettura ha voluto realizzare quest'anno contro il disagio giovanile. È un progetto che coinvolge i ragazzi a 360 gradi. Sapete che il progetto Vita ragazzi nelle scuole ha coinvolto oltre 10.000 studenti in questi anni e oltre 200 insegnanti che autonomamente insegnano ad usare il defibrillatore ai loro studenti. In più la cosa credo più interessante ancora è che si è costituito un gruppo di 200 istruttori per strada che sono i nostri ragazzi delle scuole superiori che insegnano in una peer-to-peer education ai ragazzi delle altre scuole o agli adulti. E quindi abbiamo invertito i ruoli come piace al prefetto, quindi i ragazzi si fanno promotori di iniziative sociali, culturali e di educazione civica, insegnando le manovre di rianimazione e l'uso dei defibrillatori, perché Piacenza deve vincere la sfida contro l'arresto cardiaco.